buongiorno, questo è un piccolo test per vedere se la videocamera, almeno di giorno, funziona meglio, perché di notte abbiamo visto che insomma il dynamic range non è che sia il massimo, non si vede benissimo. Quindi questo è un piccolo test per capire se può essere una valida alternativa. Comunque ragazzi, oggi appunto devo andare a cena con l'azienda e oggi in ufficio sarò da solo, neanche il mio capo, cioè sarò completamente da solo, buttato completamente da solo nel male. Ne uscirò o squalo bianco o balenottera grassa, quindi vediamo un po' com'è. Comunque è strano vedere tutto così grandangolare, che praticamente questa videocamera ha due schermi e non funzionano contemporaneamente entrambi, ne funziona o uno o l'altro. Di conseguenza quando giro devo selezionare guarda questo schermo, poi quando giro devo selezionare guarda quell'altro, cioè non capisco come mai. Penso che sia perché filmo in una qualità molto alta e quindi di conseguenza non riesce a gestire tutto. Cioè innanzitutto devo tagliarmi i capelli mattina presto, 11:30 devo andare in questo appartamento a fare dei video per un'agenzia immobiliare, per lavorare. Pomeriggio e dopo pranzo ho un caffè con una mia ex collega, non mi dà molta sicurezza messo qua, vabbè, ho un caffè con una mia ex collega, poi sicuramente il pomeriggio sono occupato perché dai è sabato si fa qualcosa. Dovrei andare appunto domani pomeriggio al mercatino dell'usato a cercare una salopetta o qualcosa da contadino, quindi questa è una cosa da fare, vi metterò nel vloghetto, magari mi dite cosa vi piace, cosa non vi piace. E poi cos'altro devo fare la sera? Sono occupato, non mi ricordo più se sono occupato o meno. Stanotte ragazzi è stata la prima serata dove ho utilizzato il condizionatore per andare a letto, cosa che non utilizzo mai, infatti sono congelato stanotte, congelato. Io vi giuro, piuttosto zero condizionatore e un pochino di arietta così il ventilatore. Cioè il condizionatore va bene, ma l'ho tenuto troppo freddo, ho sparato a 21 gradi e la copertina, cioè a me piace stare sotto il piumone, no? Cioè anche d'estate, e la copertina che avevo era totalmente inopportuna. Questa è stata un pochino la fregatura. Ed è per questo che sono. Ed è per questo che sono sempre raffreddato. Cioè, mi soffio il naso da 2 mesi oramai. Perché sto condizionatore in ufficio. Cioè, per carità, a me piace il condizionatore, ragazzi. Non sto dicendo questo, ma il condizionatore in ufficio, poi arrivi fuori, ci sono 35 gradi. Non è il massimo. Fuori dentro, non è per niente il massimo. Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio, abbiamo finito di lavorare. Adesso, prima di andare a cena con i colleghi, o meglio, prima di andare all'aperitivo pre-cena con i colleghi, io vado secondo al supermercato a prendere un paio di cose per la festa di compleanno che farò lunedì. Così in sti giorni non ci devo più pensare, mamma mia, ho fatto la rotonda in quarta. Ho fatto la curva in quarta, miseria. E così ragazzi. Spero sinceramente che voi mi sentiate bene perché non ho il microfono qua e questa videocamera è diversa rispetto all'altra e oggi utilizzo questa come test, vedere un po' come va, però lo scopo mio è continuare a utilizzare l'altra, questa è molto specifica e probabilmente anche, cioè, è più resistente, è più comoda probabilmente, però l'altra ha una qualità superiore. Dove devo andare qua? Ok, di qua, top. E quindi va bene così. Pranzo, ho mangiato della pasta tricolore che aveva il pesto, la mozzarella e i pomodori, e di secondo invece ho preso del pollo tipo scaloppine e funghi, qualcosa del genere, e un'insalatina, quindi almeno un pochino di verdure l'ho preso, un po' sano. Ero tanto così ragazzi da prendermi una pizza, sinceramente ero molto vicino da prendermi una pizza, meno male che ho desistito, dai, ogni tanto non più di 2 pizze a settimana, preferibilmente una, però una la faccio sicuro con i colleghi e poi sabato sera o per conto mio con gli amici ho sempre avuto la tradizione, anche se la tradizione a volte è o pizza o piadina, generalmente pizza, ma a volte la sostituisco con la piadina, quindi
si potrebbe anche tentare di viversela così. E niente, comunque è molto divertente questa specie di GoPro, nel senso che ho lo schermetto qua davanti, quindi riesco a vedermi. E a differenza della mia GoPro 7, avevo la 7, che secondo me è l'unica GoPro che ha veramente innovato. Quelle successive è stato tutto un declino, ma lo vedi anche nello stock della GoPro, lo stock azionario, come dal 2014-15 mi pare abbiano smesso di innovare. Fatto sta che questa lo schermetto e ci sta. Io spero veramente che a livello di software non sia un palo nel culo come la GoPro, al meglio che funzioni, al meglio. E in tutto questo io sto vivendo il condizionatore, stanotte l'ho anche tenuto, sono gelato. Ah, cazzo, io stasera devo controllare di avere tutto per domani perché devo lavorare, devo fare video a un'agenzia immobiliare, devo caricare i microfoni, il gimbal, tutto quanto devo caricare. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, ragazzi, da poco arrivo al supermercato, ci siamo. Ok, niente ragazzi, per adesso. Ok ragazzi, niente, per adesso ci stiamo pigliando solo gli analcolici, però ora dobbiamo assolutamente iniziare a cercare qualcosa di buono da pigliare. Niente ragazzi, alla fine ho fatto un po' di spesetta, quindi ora devo fare spazio, che sennò non ci sta niente qua. Mannaggia. Allora, questo è tipo tutto ghiaccio, un sacco di ghiaccio e anche tipo delle pizze. Ragazzi, allucinante, io torno a casa, sono di corsa, sono di fretta, metto giù la roba in frigo, salta la luce, non capisco come mai, e vai in strada, guarda il contatore, guarda il contatore in casa, mille casini, continuava a spegnersi, non ci si accendeva più, alla fine ho tirato giù tutto l'impianto, ho fatto i test con ogni singolo punto della casa e è venuto fuori che penso le luci in giardino si sono bagnate, forse con l'irrigatore nuovo, cioè vado a sapere, appena messo. E di conseguenza ho tirato su quelle lì, non funzionano e adesso il freezer funziona, quindi almeno i 12 kg di ghiaccio che ho, anzi i 14 kg di ghiaccio che ho in freezer sono ancora utilizzabili. Niente ragazzi, io sono super di corsa, non ho neanche portato la videocamera con me, mannaggia, sto andando a cena dai colleghi, cioè insomma coi colleghi, volevo andare lì tipo 2 ore fa per fare aperitivo, ma impossibile, non siamo riusciti. Come sapete ragazzi, a me piace fare i vlog a fine serata, quindi sono le 2 di notte. Noi adesso ci salutiamo. Mi raccomando, mi spiace che questo video sia durato poco. Vabbè, ho avuto in sostanza la cenetta con i colleghi, poi sono andato in città a trovare la mia ex collega, passeggiatina, e ginger beer, altra passeggiatina e poi qua. Quindi ora torno a casa, noi ci vediamo assolutamente domani, come al solito ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella numerosi, mi raccomando, stiamo salendo di iscritti incredibilmente e noi ci vediamo domani. Mi spiace che non ho portato la videocamera, però meno male che alla fine l'iPhone fa un lavoro discreto, cioè piuttosto che non avere questa ripresa, almeno ce l'ho in bassa qualità, ma va bene comunque. Ragazzi, sono in scooter, per qualche ragione ho deciso di prenderlo e sta piovigginando, quindi adesso parto prima che inizi a diluviare. Ci vediamo domani.